Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Oggi registriamo il wrap-up del mese di gennaio, che in realtà è stato pressoché fallimentare perché ho letto soltanto 4 libri. Dunque, per me gennaio e anche febbraio sono 2 mesi particolarmente stressanti perché sono nel pieno della mia sessione d'esami all'università. Quindi non sempre ho la forza o il tempo di leggere come vorrei. In particolar modo questa sessione è stata parecchio stressante perché ho dovuto dare un po' di esami. E di conseguenza la sera arrivavo così stanca che non avevo neanche la forza di aprire gli occhi e di concentrarmi su delle lettere. Di conseguenza ho letto pochissimo, ho letto 4 libri, l'ultimo l'ho finito oggi, che è il 30 di gennaio, in pratica l'ho finito 10 minuti fa prima di cominciare a girare, quindi senza cincischiare oltre direi di partire e di vedere cosa ho letto questo mese. Il primo libro che ho letto questo mese, e in realtà è stato quello che mi sono portata più dietro nel corso delle settimane, perché l'ho cominciato i primi di gennaio e l'ho finito in pratica, credo verso metà gennaio, è stato Treno Espresso per l'Universo di Philip Reeve, di cui vi lascio la cover qui. Dunque, io il libro in realtà ce l'ho cartaceo, ma non ce l'ho qui al momento, di conseguenza è per questo che vi lascio la cover. Ed è il secondo libro all'interno della serie Railed di Philip Reeve, di cui il primo è Capolinea per le stelle. Non vi dirò la trama ovviamente di Treno Espresso per l'Universo perché sarebbe spoiler, ma ci tengo a parlare un minimo della trama di Capolinea per le stelle, così poi posso parlare leggermente del secondo, ovviamente senza spoiler. Il libro parla di viaggi interspaziali o tra vari mondi e i protagonisti sono Zen Sterling, un ladro, e Nova, una motorik, che sarebbe in sostanza un umanoide, un robot. Zen viene infatti assoldato da parte di un uomo misterioso chiamato Raven a rubare qualcosa all'interno di un treno utilizzato dalla famiglia reale per fare dei viaggi all'interno di vari mondi. Ma le cose non andranno secondo i piani, Zen si troverà a vivere un'avventura pazzesca insieme a Nova, che continuerà poi all'interno di Treno Espresso per l'Universo. Dunque, al libro ho dato 3 stelline, trovate la recensione su Instagram, vi lascio il link giù nell'info box. Tra l'altro, tra parentesi, ogni mia recensione la trovate sotto l'hashtag ValerieTKReviews su Instagram. In realtà il libro mi è piaciuto, gli ho dato 3 stelline perché l'argomento generico fantascientifico del viaggio fra mondi, società futuristica e macchine pensanti mi interessa molto. I mondi che lui va a rappresentare non sono per niente simili a quelli di altri libri, sono mondi originali, sono mondi che evocano molto la fantasia del lettore. Inoltre ho apprezzato tantissimo Nova, il Motorik, appunto il secondo personaggio principale. Per non parlare del fatto che le macchine all'interno di questi libri sono macchine pensanti e di conseguenza, ad esempio, i treni hanno una loro personalità. Credo che sia proprio questo che mi ha colpito di più e che mi ha fatto di più apprezzare il libro, proprio i treni, infatti, perché hanno delle personalità spiccate, sono divertenti. Si comportano da uomini, hanno delle uscite umoristiche che mi hanno fatto morire dalle risate. Sono pieni di sfumature che una macchina ovviamente non potrebbe avere, ma che nel mondo di Philip Reeve sono possibili. Quello che però mi è piaciuto molto meno del libro, in alcuni casi è stato proprio lo stile, perché essendo che Reeve crea dei mondi che sono originali, questo lo porta in alcuni casi a lasciarsi andare a delle descrizioni che sono un po' troppo lente. Ma più che le descrizioni dei personaggi o comunque dei mondi che va a rappresentare, quello che ho trovato un po' pesante sono state proprio le introspezioni che vengono fatte sia su Zen in particolar modo, ma anche su Treadon in Un. Quindi diciamo che gli ho dato 3 stelline nella recensione che vi lascio appunto giù, comunque ho spiegato meglio quello che intendo e in generale, comunque, è una serie che mi sta piacendo. Dopo aver finito Treno Espresso per l'Universo, ho deciso di distaccarmi un po' dalla fantascienza e quindi sono totalmente crollata su una lettura leggera, molto, molto trash, nonché uno dei miei guilty pleasure preferiti. L'ho letto sul mio Kindle, tra l'altro, se me lo chiedete spesso su Instagram, la custodia del Kindle viene da AliExpress. E il libro di cui sto parlando è Darker di E.L. James.
Ora, Darker è la storia di 50 sfumature di nero dal punto di vista di Christian Grey. La storia la conosciamo praticamente tutti, quindi non mi dilungo. E devo dire che mentre avevo più o meno apprezzato 50 sfumature di grigio, di nero e di rosso, nel caso di Darker, ma anche di Grey, ho avuto parecchie difficoltà a leggere tutte le righe. Come sapete, a me piace il trash, a volte ritengo che sia necessario per staccare magari da una giornata impegnativa, quindi leggo alcuni libri che sono effettivamente trash e Darker penso che sia proprio l'apoteosi del trash. Quello che però mi ha reso difficile la lettura e anche un po' noiosa è stato il fatto che tutte le parti, ovviamente, sono di Christian e la maggior parte sono particolarmente paranoiche. Penso che il modo più facile per descrivere le paranoie di Christian siano quelle di un ragazzino alle prime prese con l'amore, perché si preoccupa di due cose in mille sfumature diverse. In sostanza, quello di cui si preoccupa è: oddio, Anastasia potrebbe tradirmi, oddio, Anastasia non mi ama abbastanza, oddio, Anastasia non mangia abbastanza. Dopo 5 pagine di questo strazio allucinante, il lettore si annoia. Io mi sono annoiata. Non mi aspettavo che fosse avvincente, non mi aspettavo che fosse pieno di suspense. Ovviamente la storia la conoscevo già, ma quantomeno mi aspettavo qualcosa di un po' meno noioso. Tra l'altro, i suoi pensieri sono perennemente gli stessi in tutto il libro, non cambia mai alcun pensiero. Le uniche parti che sono state leggermente più interessanti sono state quelle del disastro aereo, perché appunto in 50 sfumature di nero non sappiamo precisamente che cosa fa Christian dopo che Charlie Tango precipita, mentre ovviamente in Darker finalmente si scopre, ma a parte quello non c'è questa grande novità. Dopo Darker ho deciso che di trash ne avevo abbastanza e così ho deciso di leggere un libro un po' più tenero, un po' più adolescenziale, e cioè Il sole è anche una stella di Nicola Yoon. Dunque, il libro mi è piaciuto molto, gli ho dato 4 stelline ed è la storia di Daniel e Natasha. I ragazzi sono tra l'altro ripresi anche in copertina. Lei giamaicana, lui coreano, entrambi cittadini americani. L'unico problema è che Natasha è un'immigrata clandestina e, dato che è stata scoperta insieme alla sua famiglia, poiché clandestina, sarà rimpatriata la sera stessa del giorno in cui conosce Daniel. I due, nonostante impegni differenti e vite differenti, non possono fare a meno di trascorrere la giornata insieme, finiranno per conoscersi, finiranno per parlare di loro stessi. E noi li seguiamo in questa loro avventura fino a quando Natasha non saprà se davvero deve partire per la Giamaica oppure se può restare a casa. A me la Yoon era già piaciuta con il suo altro libro, Everything Everything, che io ho letto in lingua, ma che in Italia è uscito con il nome di Noi siamo tutto. Tra l'altro c'è anche il film, che ancora non ho visto. In ogni caso, dato che lo stile del primo libro della Yoon mi era piaciuto, ho deciso di ritentare con Il sole è anche una stella ed ho fatto bene, perché anche questo romanzo mi è piaciuto moltissimo. In particolar modo, quello che mi è piaciuto è stato il modo della Yoon di trattare l'argomento. Ora, in generale la Yoon ha uno stile di scrittura molto semplice, molto scorrevole e anche molto schietto, ma capace di delle metafore che secondo me sono assolutamente fantastiche e che arricchiscono tantissimo la storia. Tra l'altro, ogni capitolo presenta un simbolo per ogni personaggio che viene rappresentato. In particolar modo, i fuochi d'artificio sono il simbolo di Natasha, differentemente appunto da Daniel che ha degli scarabocchi. E un colpo che secondo me è stato geniale da parte dell'autrice è scrivere non soltanto della storia di Daniel e di Natasha, ma anche quella dei personaggi secondari. Infatti, inframmezzati all'interno della storia si trovano vari punti di vista di altri personaggi, come ad esempio il padre di Natasha, o ancora la cameriera che serve Natasha e Daniel all'interno di un ristorante, oppure una funzionaria statale che Natasha incontra. Ognuno ha storie diverse, ognuno viene presentato in una maniera diversa, e sebbene gli inframmezzi siano davvero piccoli, in alcuni casi soltanto di una pagina, nel caso più lungo credo che siano intorno alle 3-5 pagine, comunque sono un punto di vista così innovativo che è stato impossibile per me non amare questo libro.
questo punto penso che leggerò qualsiasi cosa scriva la Yoon perché anche questo mi ha tanto conquistata. Gli ho dato 4 stelline, tra l'altro, e anche il finale mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Credevo che la Yoon optasse per un finale differente. Invece mi ha sorpresa, mi è piaciuto davvero tanto. A questo punto, dopo aver letto la Yoon, mi sono detta: perché non ritentare con il trash? E quindi ho letto Paper Air di Erin Watt. Paper Air è il quarto romanzo all'interno della serie di Royal ed è una companion novel, duologia fra l'altro, sul fratello di mezzo dei Royal, vale a dire Easton. I primi tre libri, Paper Princess, Paper Prince e Paper Palace, erano dedicati a Reed e ad Ella, mentre questo qui è dedicato ad Easton, e poi c'è la novella Paper Crown che è dedicata a Gideon. La storia ovviamente vede protagonista il terzo Royal, vale a dire Easton, e le sue avventure con una ragazza chiamata Hartley, una nuova studentessa dell'Astor Prep Park, se non sbaglio la scuola si chiama così, che però non sembra assolutamente interessata al royal più esuberante della famiglia. Easton ovviamente farà di tutto per conquistarla o comunque per starle accanto, ma Hartley ha in realtà una storia abbastanza losca, un po' oscura, e per questo i due avranno ovviamente due modi di vita, ma anche due modi di pensare totalmente differenti. Ovviamente il libro non è paragonabile a un fantasy, non è paragonabile a Lo splendore dello splendore, ma a me è piaciuto da matti. Ora, il trash è assolutamente palpabile all'interno del romanzo. Easton in alcuni casi è così arrogante da risultare fastidioso. Ora, io non ho problemi con l'arroganza all'interno dei libri. Ho amato personaggi come appunto Reed Royal, ma anche come Travis Maddox, quindi non penso che l'arroganza sia un problema nei libri. Ma in alcuni casi Easton mi ha davvero esasperata. È particolarmente egocentrico, è ricco sfondato, crede che tutto gli sia dovuto, in sostanza è un royal. E a dire il vero, la lettura non è fra le più educative, ovviamente, per le ragazzine, però posto che naturalmente è un libro, io lo prendo come tale e quindi ammetto tranquillamente che mi è piaciuto un sacco. In particolare ho adorato Hartley perché, essendo praticamente l'opposto di Easton, fa in modo un po' di riequilibrare il carattere del protagonista. Il libro ha lo stile tipico di Erin Watt, quindi anche lo stile che aveva all'interno dei libri di Reed ed Ella, quindi è molto scorrevole, non ci sono grandi problematiche dal punto di vista della narrazione, è abbastanza scontato quello che accadrà, però prende, ragazzi. Io mi rendo conto di star parlando di trash, questa è meno trash di Darker. Però mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto il modo in cui Easton cerca di conquistare Hartley, mi sono piaciuti i discorsi, o meglio i pensieri che lui fa, mi è piaciuto anche il modo in cui non riesce molto spesso a stare zitto, quindi fa casini su casini su casini, è impossibile comunque non prenderlo in simpatia. Ho, a dire il vero, apprezzato leggermente di meno la famiglia intorno ad Easton. Questo perché ovviamente, come in tutti i romanzi dei Royal, i genitori, ma anche i fratelli, sono assolutamente assenti. Callum Royal non è praticamente presente mai se non una volta soltanto all'interno del libro. Tra l'altro parla con Easton in pratica una volta in tutta la narrazione. Però niente, cioè io sono... mi ha conquistata. Tra l'altro il finale è pazzesco. Io non so cosa prende a queste autrici, perché Erin Watt è lo pseudonimo per due autrici. Non so per quale motivo ogni singolo libro che loro scrivono deve finire con un cliffhanger allucinante per dei romance, ma questo ha un finale. Non lo so, a questo punto dovrò aspettare il 13 di febbraio per leggere Paper Kingdom e non vedo l'ora. Ultimo libro letto a gennaio, fra l'altro letto per il rotto della cuffia davvero perché oggi è 30, l'ho finito infatti tipo adesso, ed è Per sempre mia di Jennifer Armentrout. Dunque, questo è un thriller, in particolar modo credo che venga definito un thriller romance, una roba del genere, e parla di Sasha che a 19 anni viene rapita da un serial killer chiamato Lo Sposo, ma riesce a sopravvivere, è fra l'altro l'unica sopravvissuta di questo serial killer. 10 anni dopo Sasha decide di tornare a casa,
Ma la sparizione e l'omicidio di altre donne la portano a credere che le stesse cose che erano accadute quando lo sposo era in circolazione stanno ricominciando. Ed è in sostanza quello che pensa anche il ragazzo di Sasha dell'epoca, Cole, che Sasha rincontrerà proprio perché è tornata a casa. Non sapevo bene cosa aspettarmi dalla Armentrout perché generalmente io la adoro come una scrittrice di romance o di paranormal, ma non si era mai cimentata in un vero e proprio thriller. C'è sì l'altro suo libro con degli influssi un po' thriller, un po' suspense, che in italiano non è stato tradotto e che si chiama Don't Look Back, se non sbaglio, io l'ho letto. Ma questo qua mi è piaciuto infinitamente di più. Si becca 4 stelline, fra l'altro, perché anche se non è un thriller vero e proprio, perché non si seguono le indagini in maniera molto assidua, comunque mantiene l'attenzione del lettore, mantiene la suspense ed ha un finale che è totalmente inaspettato. Io sospettavo di qualcuno, ovviamente il lettore quando legge un thriller o un giallo è portato a sospettare di qualcuno, ma il mio sospetto principale in questo libro non era quello che credevo, cioè non era effettivamente colpevole. Sono rimasta molto molto sorpresa quindi da questo libro in maniera positiva. Ho adorato anche la parte romance. Cole è il tipico protagonista dei libri della Armentrout. Somiglia in maniera molto netta a Cam di Ti aspettavo, sempre della stessa autrice, e probabilmente è per questo che mi è piaciuto moltissimo. Ho apprezzato tanto anche Sasha, ho apprezzato la sua forza di sopravvissuta. Ho apprezzato il suo coraggio, mi è piaciuto praticamente davvero tutto di questo libro. Credo che sia uno di quelli che preferisco di più dell'Armentrout perché mi ha sorpresa. Non pensavo che mi prendesse così tanto perché Don't Look Back, quello che lessi tanti anni fa, mi era piaciucchiato ma niente di più. Questo è molto superiore, mi è piaciuto molto 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 di più. Quindi niente ragazzi, questi erano i miei libri del Wrap Up di gennaio, si dividono un po' fra cartacei ed ebook come al solito e spero di poter fare meglio in realtà per il mese prossimo, perché di solito leggo di più. Contando che ovviamente leggo anche graphic novel e manga, sono portata ad avere una conta di intorno ai 12 libri più o meno, credo, ogni mese. Questo mese è stato un po' più scarno, ma tutte le letture che ho fatto mi sono piaciute, quindi la posso ritenere una vittoria. Fatemi sapere voi che cosa avete letto questo mese, lasciatemi un commentino qua giù, magari ditemi se abbiamo qualche lettura in comune, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!